Il capitano della Roma Volley, Marta Bekis, festeggia il compleanno con i tifosi. Tra 32 giorni l'inizio del campionato, che segnerà il meritato ritorno in A1. Una categoria che non dovrà essere più di passaggio, ma la giusta dimensione per una società con grandi ambizioni. È un campionato estremamente competitivo, noi vogliamo essere nelle squadre che a fine stagione, no? Si giocheranno i play-off, l'entrata nei play-off, l'entrata in quella che può essere anche una Coppa Challenge, diciamo, vogliamo essere tra quelle 12 squadre lì. Abbiamo lavorato in maniera impeccabile secondo me e secondo le nostre possibilità per mettere su, allestire un roster che sia veramente da uno per mantenere la categoria e divertirci. Ecco, soprattutto questo, far divertire il pubblico che vogliamo che venga numeroso al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, che sarà la nostra casa. Cioè noi adesso abbiamo questo slogan, nel cuore di Roma e giocheremo nel cuore di Roma finalmente. Ce l'hai in mente un aggettivo per la squadra, per la Roma? Io credo che dovremmo essere esuberanti, quest'anno dovremmo essere esuberanti, dovremmo divertirci. L'anno scorso ci è mancata, mi è mancata la 1 e adesso cerchiamo di godercela il più possibile. Il primo traguardo chiaramente è raggiungere la salvezza, è inutile dirlo, siamo una squadra comunque che ci si conosce, sì, dall'anno scorso, ma è un campionato diverso, è un livello diverso, ci sono nuovi inserimenti. 5 i nuovi acquisti. Celeste Plac e Desiret Madan arriveranno a fine mese dopo i rispettivi impegni con le nazionali olandese e cubana. 3 i volti nuovi già a disposizione. Anna Correa, Curtis Juan e Margherita Mozzi. Lei, romana di nascita, veste per la prima volta a 29 anni la maglia giallorossa e non vede l'ora di rientrare al Palatiziano. Quando ero piccola, diciamo, io andavo a fare la raccattapalle nelle partite importanti di Serie A. E poi ci ho fatto delle finali nelle giovanili e rientrarci da giocatrice penso che sia una delle emozioni che terrò a mente per la vita.